Qual è il valore e l'importanza di questa guida? Ma innanzitutto una guida informativa che vuole comunicare, vuole informare il cittadino di tutte quelle situazioni che poi hanno un impatto concreto sulla propria vita quotidiana. Conseguentemente la volontaria giurisdizione altro non è che la garanzia di diritti attraverso il sostegno e attraverso l'interazione con chi oggi, vedi i notai, possono surrogarsi anche alla figura dei tribunali proprio per cercare di consentire ad ogni cittadino, ad ogni cittadina, nel caso di specie con disabilità, di vedersi tutelati i propri diritti. Quali sono le difficoltà che un cittadino con disabilità può incontrare e quindi è importante che ci sia appunto una guida per aiutarlo? Ma innanzitutto la conoscenza del tema, la possibilità oggi di superare stigmi e pregiudizi e anche tutta quella burocrazia che a volte si appantana all'interno dei tribunali, e credo che questa guida possa essere utile ad ogni singolo cittadino e cittadina con disabilità per conoscere sempre più i propri diritti.